Clitennestra sa che i re vengono spesso ricordati come eroi dalle generazioni future. Eracle, Perseo, Giasone e Teseo si compongono canti su di loro e le loro gesta crudeli finiscono per risplendere come il sole. Quanto alle regine, sono odiate o dimenticate. Lei sa già quale opzione le si addice di più, sia pur odiata per sempre. Eccoci qua, siamo qua con Costanza Casati, l'autrice di Clitemnestra, che ho qua, bellissimo. E niente, ora potremo finalmente parlare di questo libro. Sei pronta? Ok, Sono prontissima, non vedo l'ora. allora inizierei subito con la prima domanda, ovvero, che cosa ti ha ispirato per arrivare a scrivere questo romanzo? E come mai hai scelto di parlare di Clitemnestra, comunque far vedere questo personaggio mitologico però in una luce diversa da quella a cui siamo abituati nel mito. Allora, Clitennestra, che ho qui anch'io nella versione italiana, è la reinterpretazione di una delle figure più controverse del mondo antico, specificatamente della mitologia greca. E nel mito è famosa per due motivi: per essere la sorella di Elena di Sparta, più conosciuta come Elena di Troia, e per aver ucciso Agamennone, suo marito, quando lui è tornato dalla guerra. E Agamennone era il leader delle truppe greche durante la guerra di Troia. Nel mio romanzo sono andata un po' a distruggere gli stereotipi che hanno perseguitato questa figura per secoli. Nel corso dei secoli è diventata il prototipo della cattiva moglie, della donna ambiziosa, arrabbiata e vendicativa. E io sono andata sia ad analizzare questi stereotipi che a distruggerli, raccontando un po' la sua vita, dalla sua infanzia e adolescenza a Sparta fino alla sua ascesa al potere nella città di Micene, che nella Grecia del tempo degli eroi, quindi il periodo in cui è ambientato il romanzo, era la città più potente e importante. E mi sono innamorata del personaggio una decina d'anni fa circa, e nel momento in cui ho letto la tragedia Agamennone di Eschilo, che è stata è tuttora la mia principale fonte di ispirazione. È una tragedia dove Clitennestra in realtà è la protagonista, nonostante il titolo. E racconta proprio il ritorno del, tra virgolette, eroe Agamennone dalla guerra di Troia, il momento in cui viene ucciso da Clitennestra. E il mio romanzo può essere letto un po' come origin story dell'Agamennone, della tragedia. E il motivo per cui mi ha ispirato tantissimo è che la Clitennestra che ho trovato in quella tragedia, nel modo in cui è descritta, è una figura estremamente, è una figura antica sicuramente, ma è anche una donna estremamente moderna. E è moderna per varie motivazioni. La sua caratteristica più moderna, però, forse, è il fatto che non si fa né influenzare né definire dall'opinione altrui. E questo è un concetto molto moderno. Per noi, ovviamente, ma è ancora più moderno nella Grecia dell'età degli eroi, perché in quel periodo, nel mondo antico, l'opinione degli altri, l'opinione del gruppo non influenzava semplicemente una personalità, ma la definiva. Ci sono tantissimi casi di eroi, pensiamo per esempio a Ettore o a Fedra, che vanno incontro al suicidio, preferiscono morire piuttosto che perdere il rispetto degli altri. E il rispetto del gruppo è una forza potentissima nel mondo greco, è una cosa a cui tutti aspirano. E dall'altra parte c'è la vergogna, che è una cosa che tutti cercano costantemente di evitare. E in questo contesto Clitennestra è diversissima, non le interessa, non ha paura della vergogna e non le interessa ottenere il rispetto degli altri. O meglio, le interessa ottenerlo, ma sa che è molto difficile per una donna ottenerlo. E quindi agisce con un fortissimo senso di sé, agisce pensando a quello che la fa stare meglio, a quello che lei pensa sia giusto. E questa, ripeto, è una cosa estremamente moderna, che è un po' il motivo per cui ho deciso di scrivere questo personaggio. E mi chiedevi anche perché la mia rappresentazione, cioè come ho fatto a rappresentarla in modo diverso, tra virgolette, rispetto a altri retelling magari. E quando ho scritto il libro, gli altri retelling non erano ancora usciti, cioè gli altri retelling dove Clitennestra era un personaggio non erano ancora usciti, quindi non mi sono dovuta porre questa domanda, tra virgolette, nel momento in cui stavo scrivendo. Credo che il mio sia un po' diverso rispetto agli altri perché va ad analizzare una Clitennestra anche più giovane, cioè quindi parte dal suo periodo di adolescenza a Sparta e in questo senso spiega le azioni del personaggio in modo, tra virgolette, diverso, la fa vedere anche più vulnerabile, più umana, tra virgolette. Però, ripeto, non è stato un processo conscio che ho fatto, cioè non mi sono chiesta come faccio a scrivere un retelling diverso rispetto magari a altre rappresentazioni. E, tra l'altro c'è una parte nel libro, se non sbaglio, non ricordo la frase precisa, in cui diceva che mi odino, appunto per parlare del fatto che hai detto che non le interessava dell'opinione, eccetera.
e questo secondo me lo rappresenta benissimo. Assolutamente, sì sì, è proprio verso la fine, tra l'altro c'ho qua il libro in italiano, magari leggo quella frase, quella secondo me è proprio una frase perfetta per rappresentare come lei percepisce se stessa versus come gli altri la percepiscono. È proprio nell'ultimo capitolo quando dice: Clitemnestra sa che i re vengono spesso ricordati come eroi dalle generazioni future. Eracle, Perseo, Giasone e Teseo si compongono canti su di loro e le loro gesta crudeli finiscono per risplendere come il sole. Quanto alle regine, sono odiate e dimenticate. Lei sa già quale opzione le si addice di più, sia pure odiata per sempre. Ovviamente questo non vuol dire che Clitemnestra vuole essere necessariamente odiata, ma ha un forte senso di quello che sono le opzioni per una donna come lei, una donna al potere, e sceglie di essere ricordata, anche se odiata, piuttosto che dimenticata. Dato che hai deciso di raccontare di questo personaggio, come sappiamo in realtà abbiamo solamente una versione di Clitemnestra, come abbiamo già detto, come hai fatto a dare voce a questo personaggio ma a dimostrarne anche le varie sfaccettature, quindi non solo Clitemnestra regina, ma anche madre, moglie, eccetera? Allora, la maggior parte delle caratteristiche che ho descritto nella Clitemnestra più adulta, perché come ho detto il romanzo la segue da quando è giovane a quando è regina nella città di Micene, le ho in realtà prese proprio dalla tragedia dell'Agamennone, nel senso che nell'Agamennone lei ha una serie di caratteristiche secondo me molto interessanti. Abbiamo un po' parlato della modernità, ma c'è anche l'elemento del potere. Viene introdotta in quella tragedia, cosa che ovviamente io riprendo nel mio romanzo, come una donna al potere che, come abbiamo detto adesso, non è necessariamente amata, ma è rispettata. E questo è interessantissimo rispetto alle figure femminili del mito greco, nel senso che c'è proprio una riga all'inizio della tragedia dell'Agamennone dove gli anziani, che sono un po' i consiglieri del re o della regina in questo caso, nell'antica Grecia, dicono a Clitemnestra: regina Clitemnestra, rispettiamo il tuo potere, e usano la parola greca kratos, che vuol dire, tra le varie cose, potere politico, e che generalmente non è mai associato a figure femminili. Quindi in questo senso Clitemnestra già spicca come una figura diversa, una figura che è al potere non solo perché è moglie di, ma proprio perché è ambiziosa, ha una forte ambizione nel politica e non nella tragedia, e questo l'ho sicuramente ripreso nel mio romanzo. Poi è anche una donna che non ha paura di inseguire il proprio piacere personale, questo sempre nella tragedia e anche nel mio romanzo. Quindi ha, mentre il suo marito è via, mentre Agamennone è via, ha una relazione con Egisto, che non era un semplice uomo ma era il cugino e nemico giurato di Agamennone. E queste sono solo alcune delle caratteristiche. Anche molto astuta, molto eloquente, ha una serie di confronti, di scambi con i vari personaggi nella tragedia, e riesce sempre ad avere la meglio, cioè riesce a usare le parole in modo molto interessante. Quindi queste caratteristiche le ho prese un po' dai testi antichi e le ho messe nel mio romanzo, e poi diciamo la cosa un po' in più che ho aggiunto è stata una sorta di riflessione sul da dove vengono queste caratteristiche, cioè come ha fatto a diventare questo tipo di donna così abile al potere, così senza pietà occasionalmente, che per i greci era una qualità, non un aspetto negativo. E da lì sono andata a esplorare la sua adolescenza a Sparta, quindi ho insistito tantissimo sull'educazione spartana, e io dico sempre che non è un caso che due delle donne più diffamate della tradizione letteraria occidentale, Elena e Clitemnestra, erano non solo sorelle ma spartane, nel senso che a Sparta le donne non erano libere, necessariamente, non era sicuramente una società femminista, questo ci tengo a sottolinearlo, però le ragazze venivano educate proprio come i ragazzi, quindi potevano allenarsi non insieme ai ragazzi ma come, cioè avevano un allenamento fisico molto simile a quello dei maschi, veniva insegnato loro poesia, canto, potevano cacciare, e in questo senso crescevano con un forte senso di sé, cioè pensavano di essere alla pari degli uomini. E questa è stata un po' la mia spiegazione dentro di me sul come ha fatto Clitemnestra a diventare questo tipo di donna, come mai era così ambiziosa, perché l'ambizione in un certo senso ti deve, ce l'hai sì, ma deve anche esserti insegnata, no? Cioè se cresci pensando di non valere nulla è difficile diventare ambiziosi, e quindi questa, l'educazione spartana mi ha aiutato a creare un po' le varie sfaccettature di Clitemnestra, dall'aspetto della forza, dell'ambizione, del bisogno di proteggere le persone intorno a lei, le persone che ama. E poi ho messo un po' insieme le cose, diciamo. Nel tuo romanzo parli di temi, come abbiamo già anticipato, come il potere, ma anche la vendetta, che è, diciamo, il filo conduttore della vita di Clitemnestra, se possiamo così dire.
E c'è sempre comunque presente il fatto che lei è vista come questa figura anti-eroina, diciamo, come direbbe Taylor Swift, anti-hero, malvagia comunque, che praticamente passa la sua vita ad architettare la vendetta per quello che gli è stato scritto. E volevo chiederti come, innanzitutto, se pensi che ci sia un messaggio che volevi appunto trasmettere con questo libro, trattando queste tematiche comunque importanti, e come hai affrontato il compito di ridefinirla, a differenza appunto da come siamo abituati a vederla, per far emergere la sua umanità, che però vediamo attraverso anche i rapporti che ha con le altre persone all'interno del libro. Sì, allora, dal punto di vista dei temi, delle tematiche, abbiamo un po' parlato dell'ambizione, ma potere e vendetta sono anche elementi fondamentali. La vendetta è un tema che è legato inesorabilmente, diciamo, alla storia di Clitennestra. La sua è un mito sulla vendetta. E, cosa molto importante da analizzare nel momento in cui stavo scrivendo di Clitennestra è stato il concetto di vendetta nel mondo greco, perché in realtà noi percepiamo la vendetta oggi, giustamente, come un concetto opposto alla giustizia, comunque diverso dalla giustizia. Nell'antica Grecia erano la giustizia e vendetta erano la stessa cosa. Questo è importante da comprendere nel momento in cui leggiamo la storia di Clitennestra, perché se noi vediamo Clitennestra come una donna che una donna vendicativa, nel mondo greco non era necessariamente una cosa negativa questa, la vendetta era proprio un dovere, no? I figli erano costretti a vendicare i padri, eccetera, eccetera, è un po' un circolo eterno che si ripeteva. Quindi in questo senso già per noi è interessante vedere, spiegare come Clitennestra in realtà seguiva una legge non scritta nel mondo greco, questo già la rende più eroica che antieroica in un certo senso, no? Per quanto riguarda le sue debolezze, un po' le sue vulnerabilità e come ho fatto a descriverle, quando mi sono innamorata del personaggio, o comunque la prima volta che ho incontrato il personaggio, che l'ho studiata in un certo senso, ho avuto una forte reazione emotiva. Cioè mi ricordo la prima volta che ho letto l'Agamennone, in particolare la scena del sacrificio di Ifigenia, che tra l'altro non ne abbiamo parlato effettivamente, ma è la cosa principale della storia di Clitennestra. Clitennestra vuole uccidere il marito Agamennone perché lui ha sacrificato la loro figlia Ifigenia per ottenere i venti necessari per partire per la città di Troia. E quindi lei aspetta 10 anni e poi quando lui torna dalla guerra lo uccide per vendicare la figlia. E mi ricordo la prima volta che ho letto proprio questa scena, ho avuto una fortissima reazione emotiva di rabbia e anche di quasi rancore di fronte al modo in cui Clitennestra veniva percepita. Cioè l'avevo studiata sia al liceo che all'università. All'università stavo facendo questo seminar dove studiavamo praticamente alcune tragedie greche usando dei testi filosofici, vabbè era una cosa un po' intellettuale, comunque avevamo studiato l'Agamennone di Eschilo, e mi ricordo che nel mio seminario durante la discussione tutti odiavano Clitennestra, cioè non era un personaggio amato, ma era proprio criticata fortemente, quindi ho avuto questa forte reazione emotiva a riguardo, cioè mi chiedevo ma com'è possibile che questa donna che sì, certo, è vendicativa, fa delle scelte, siamo tutti d'accordo, discutibili, ma in realtà è estremamente coraggiosa e estremamente emancipata anche per una società, cioè insomma, per la nostra società contemporanea. E quindi in questo senso, nel momento in cui ho scritto il libro, volevo mostrare le sue vulnerabilità per fare in modo che i lettori potessero empatizzare con lei, no? Quindi l'ho fatta, mi sono un po' immersa nel personaggio, facendo vedere tutti i suoi momenti di difficoltà dal suo punto di vista, perché secondo me la cosa bella dei libri è proprio che ti insegnano l'empatia, no? Cioè nel momento in cui tu vai, leggi un romanzo, sei costretto a entrare nel punto di vista, a vedere la prospettiva di una persona, di un personaggio che generalmente non seguiresti. E in questo senso i lettori quando leggono Clitennestra non hanno scelta se non immedesimarsi o identificarsi con lei, e questo aiuta loro a vedere tutte le sue motivazioni. E quindi mostrare le sue debolezze mi è servito molto per un po' recuperare la sua la percezione che gli altri avevano barra hanno di lei. Non so se ho risposto alla domanda, sono partita per una tangente. Esattamente. E, siccome hai detto che ti sei basata comunque sui testi, eccetera, non so se c'è o non c'è stata, comunque se c'è stata questa necessità, hai dovuto modificare qualcosa della storia di Clitennestra? Magari non era necessario, ma hai voluto tu farlo per qualche motivo? O se ti sei attenuta fedelmente al mito, eccetera? Allora, questo era un po' uno degli ostacoli più grandi nel momento in cui scrivevo il libro, perché da una parte volevo scrivere un romanzo che fosse fedele alle fonti o comunque all'immagine di Clitennestra che già più o meno esisteva, però dall'altra parte volevo anche scrivere un romanzo che fosse
non so come dirlo in italiano, entertaining, abbastanza fresco, abbastanza sorprendente, ecco. Anche perché da una parte ho scritto romanzo per persone che non conoscono nulla del mito, però ero anche conscia del fatto che tanti lettori comunque avrebbero potuto già sapere del mito di Clitennestra, quindi era un grande ostacolo questo, cioè come faccio a rendere la storia sorprendente per persone che già sanno come va a finire alla fine, no? Quindi in questo senso i grandi beats narrativi del mio romanzo sono presi dal mito, quindi adesso questo lo dico, non sono spoilers perché appunto è il mito, il sacrificio di Ifigenia c'è, il matrimonio con Agamennone c'è, la relazione che Elena ha con Menelao e Paride, quindi tutte le grandi momenti mitologici sono riportati, ovviamente in modo diverso e sorprendente, ma ci sono nel mio romanzo. E poi ho fatto un lavoro un po' per ottenere l'elemento sorpresa o l'elemento più, diciamo, di freschezza, di novità, ho fatto un lavoro di ricerca un po' strano, cioè sono ritornata alle fonti, ma mi sono concentrata più che sui grandi eventi famosi, su aspetti abbastanza sconosciuti. E li ho usati per creare un po' questo effetto sorpresa e, diciamo, per creare personaggi e storylines che fossero sorprendenti anche per chi conosceva nel mito. Faccio un paio di esempi per spiegarmi meglio. Timandra, la sorella minore di Clitennestra, è un personaggio che non ho inventato io, esiste nel mito ma è praticamente sconosciuta, viene citata soltanto in un frammento di un poeta, Stesicoro, che la cita in relazione a una profezia che esiste, che io ho inserito nel mio romanzo, che dice che le tre figlie di Leda, Leda regina di Sparta, sono destinate, anzi maledette, destinate a sposarsi due e tre volte. Quindi questo elemento appunto della profezia di Timandra, che nessuno in realtà conosce, non è una mia invenzione, è stato un mio modo per essere fedele alle fonti, ma comunque per rendere la storia sorprendente. Altro esempio, Tantalo, il primo marito di Clitennestra, non l'ho inventato io, non è una mia invenzione, ma appare anche lui come una piccola menzione in una tragedia, Ifigenia in Aulide. Poi da lì ho costruito ovviamente l'intero personaggio, quindi ho fatto un po' questa cosa. Ci sono dei personaggi del mio romanzo che non esistevano nel mito, la guardia di Clitennestra, Leon, non so come, Leonte forse in italiano è stato tradotto, oppure la schiava, tra virgolette, che poi è più un'amica, serva di Clitennestra. Ovviamente questi personaggi non esistevano nei miti perché i miti seguono più le figure eroiche, tra virgolette, quindi re, le regine, le principesse, eccetera. Però di base in realtà se vai a vedere un po' i beats principali narrativi sono rimasta comunque fedele al mito. Tanta lo sapevo che volevo metterlo dentro, sapevo vagamente che Clitennestra era stata sposata prima di Agamennone e sapevo che volevo inserire quel matrimonio perché sapevo che volevo analizzare la prima parte della sua vita. Adesso non parliamo nel dettaglio di cosa succede a Tantalo perché sennò è uno spoiler, però comunque sapevo che lui voleva includere un Timandra, invece è stato, se non sbaglio, però potrei sbagliarmi, più un incontro casuale, cioè avevo trovato questa profezia che poi ho ricercato visto che era nel frammento di Stesicoro e ho visto che c'era quest'altra sorella e da lì poi ho costruito il filo narrativo di Timandra, che tra l'altro è stato uno dei miei personaggi preferiti da scrivere. Quindi sì, diciamo che dipende, alcune cose sono state più casuali, altre più scelte conscia narrative che ho fatto al momento, anche per esempio il ruolo di Odisseo nel sacrificio di Ifigenia è stata una cosa più conscia, ho detto voglio mostrare un po' la brutalità di questo personaggio, del quale di solito si vedono soltanto gli aspetti più affascinanti, no? Vero. Per esempio. Per stare sempre sul tema del rapporto con gli altri personaggi, eccetera, vorrei parlare un attimo del rapporto con le sorelle, perché mi ha colpito un sacco il fatto che Clitennestra avrebbe fatto qualsiasi cosa per sua sorella Elena. C'era un legame molto forte che magari non tutte le sorelle hanno. E per cui ci sono diversi passaggi nel libro in cui Clitennestra parla del fatto che vorrebbe prendere lei il dolore che sta provando sua sorella. E è come se sminuisse il suo stesso dolore e quello di Elena valesse di più, se vuoi parlarcene un po'. Sì, assolutamente. Hai fatto l'esempio molto interessante in realtà della citazione sul dolore, perché una cosa che
mi interessava molto di Clitennestra, o perlomeno della Clitennestra che io stavo descrivendo, era questo fortissimo coraggio e capacità di sopportare il dolore, che è una cosa che le nasce sia dalla sua educazione spartana, sia dall'amore per la sorella. A un certo punto nel romanzo dice proprio perché è così preoccupata del dolore di Elena, quasi più di quello che lei stessa prova, e si risponde da sola e dice forse perché pensa che Elena non riesca a sopportarlo, mentre invece lei sa che riesce a sopportarlo, no? E questo secondo me è stato molto importante, almeno credo, però mi sembra dalla reazione dei lettori, è stato molto importante per aiutare il lettore a empatizzare con Clitennestra, cioè questo forte altruismo che ha, non verso tutti ovviamente, ma soprattutto verso le sorelle, ha aiutato il lettore a dire questa è una brava persona, è una persona che è estremamente altruista rispetto nei confronti delle persone che ama. E per quanto riguarda il rapporto tra sorelle, questa è stata un'altra cosa abbastanza interessante da esplorare, nel senso che Elena è un altro personaggio che ha sofferto tantissimo nella tradizione letteraria occidentale, è stata diffamata in ogni modo possibile e quasi sempre, adesso non voglio generalizzare, però tende a essere dipinta in modo molto superficiale, cioè come se lei fosse una persona superficiale, una manipolatrice, una donna molto incapace veramente di amare, che usa un po' le persone in base a quello che desidera ottenere. E poi ovviamente si descrive Elena sempre solo insistendo sulla sua bellezza, cioè come se fosse l'unica cosa importante, no, di Elena. Quando in realtà Elena e Clitennestra nascono e crescono a Sparta, e a Sparta la bellezza non ha alcun valore, cioè è un mondo dove vige la legge del più forte, no? E quindi in realtà, collocando le sorelle nel contesto spartano, è stato abbastanza da lì più facile per me esplorare il loro rapporto, perché se Elena è bella, Clitennestra è forte, allora ovviamente delle due quella che più spicca nel mondo spartano è necessariamente Clitennestra. E questo cosa implica? Implica che Elena, questo è stato un po' il processo mio mentale, adesso lo sto riassumendo ovviamente e semplificando, però questo comporta una sorta di dipendenza che Elena ha nei confronti di Clitennestra, no? C'è una scena dove le due sorelle litigano, che le segna in un modo, segna anche la trama in modo molto profondo, dove Elena fondamentalmente confessa che Clitennestra le dice sì è vero io sono la più bella ma questa bellezza non mi porta niente di buono, sei tu che sei rispettata da tutti, sei la preferita di nostro padre, sei adorata dai fratelli, tutti vogliono sposare te, alla fine sei tu quella che delle due spicca di più. E Clitennestra si rende conto che in realtà, cioè del dolore che questa sua sorta di forza ha causato Elena, no? E il rapporto che hanno secondo me è un rapporto interessante, perché sono, ovviamente si amano tantissimo, però ci sono tanti elementi tra virgolette tossici nel loro rapporto, no? Oltre alla dipendenza c'è anche questo forte bisogno di autoaffermazione che entrambe hanno, che poi riescono a ottenere nel corso della loro vita, ma che nel processo o comunque nel corso del libro porta le due, soprattutto Elena, a fare scelte sbagliate, no? Il matrimonio con Menelao per esempio. In questo senso mi interessava anche esplorare la relazione tra le due come una forza motrice, cioè come qualcosa che determina gli eventi del romanzo. Molto spesso con i personaggi femminili facciamo questo errore di, soprattutto nei libri e in letteratura, di avere figure femminili che subiscono le cose, no? Cioè quindi tutti gli eventi arrivano da fuori e loro reagiscono e basta. Invece mi piaceva proprio l'idea di descrivere queste due figure, che chiaramente non sono passive, come di personaggi che mettono in moto gli eventi, che causano magari anche le loro stesse tragedie in un certo senso, però tutto nasce da loro, non arriva da fuori. E per includere Timandra, che non vogliamo escludere in questa descrizione delle sorelle, Timandra è interessante perché è un po' una copia. Timandra è interessante perché è un po' una versione, diciamo, una mini versione di Clitennestra, quindi aspira a essere come la sorella, però ha le sue battaglie un po' da combattere. Ha questa relazione con un'altra ragazza spartana, e quindi deve affrontare un po' gli stereotipi e i pregiudizi che circondano questa relazione. Però alla fine ha un po' un destino simile a quello delle sorelle, anche lei si sposa 2 o 3 volte, anche lei abbandona il marito in un certo senso, quindi le 3 sorelle sono molto diverse tra loro, ma anche molto simili sotto diversi aspetti. Esatto, io ho segnato una frase in realtà che secondo me descrive bene il rapporto tra Elena e Clitennestra, che mi ha colpito, ed è: e per Clitennestra non conta nient'altro se non l'amore di sua sorella. Cioè questo secondo me fa capire bene come in un certo momento della sua vita, prima forse del distacco con Elena,
il rapporto che aveva con Elena era molto importante nella sua vita, cioè forse un cardine della... Assolutamente, sì, assolutamente. C'è un'altra frase dove Clitennestra, questo è più verso l'inizio del romanzo, quando la loro relazione sta iniziando a incrinarsi un pochettino, e Clitennestra dice un tempo, adesso non mi ricordo esattamente come è nella traduzione, però un tempo eravamo l'una al mondo dell'altra, adesso non è più così, no? Niente può rimanere com'è, non possiamo entrare due volte nello stesso fiume, che tra l'altro è una citazione... di un filosofo greco del Pantarei, tutto scorre, tutto cambia costantemente. E in questo senso però anche poi quando la trama avanza ci sono dei momenti dove Elena e Clitennestra si ricordano di questo passato dove esistevano solo loro due in un certo senso. E questa cosa causa un po' di nostalgia e di dolore nel lettore, però è così. Siccome stiamo parlando di personaggi eccetera, se vogliamo un attimo stare sui personaggi maschili, siccome leggendo il libro è facile notare come ogni personaggio maschile sia in qualche modo negativo o abbia comunque un comportamento sbagliato nei confronti dei personaggi femminili, lasciamo stare Egisto che vabbè arriva verso la fine e ha anche una storyline diversa, diciamo. Però, ad esempio, possiamo parlare di il padre di Clitennestra, che forse, per come l'ho vissuta io leggendolo, è stato il tradimento più doloroso, forse, perché è il padre, effettivamente. E poi, ovviamente, tutti, quindi Menelao, Agamennone, diciamo che abbiamo parlato del sacrificio di Ifigenia, però è come è il secondo figlio che viene ucciso dalla stessa persona. E niente, vuoi un attimo argomentare su questi personaggi? Personaggi maschili, sì, assolutamente. Allora, escludendo, come dici tu, i personaggi maschili positivi, tra virgolette, nel senso che Egisto è una figura che è descritta in modo estremamente negativo, un altro personaggio molto diffamato nel mito, che ho cercato di rendere in modo molto molto diverso da come era descritto nel mito. Stessa cosa Tantalo, il primo marito di Clitennestra, che è una figura estremamente altruista, generoso, e infatti Clitennestra se ne innamora. Per quanto riguarda i personaggi maschili più negativi, che ovviamente sono tanti, non per mia scelta, ma proprio perché questo è il mito, nel senso... la cosa interessante, secondo me, che li accomuna, che accomuna Tindaro, il padre di Clitennestra, Agamennone, Menelao, Odissio, è che sono proprio un prodotto di una società che dà valore alla forza e alla brutalità. Cioè, l'elemento brutale del romanzo, che spesso ci sono tante scene brutali, non è determinato da un mio desiderio di scrivere un libro necessariamente violento e brutale, ma proprio dal fatto che questa è la storia e questo era il mondo in cui vivevano. E sarebbe stato scorretto da parte mia dipingere il mondo diversamente. Ovviamente se noi entriamo un po' in questa mentalità, no? Cioè entriamo nella mentalità della legge del più forte, sì, tra virgolette giustificano le scelte di questi uomini. Il tradimento di Tindaro lo vediamo come un re che non riesce a capire, non riesce a ragionare seguendo i bisogni di sua figlia o ciò che è giusto fare, ma segue semplicemente, va un po' dove va il potere, no? Quindi stringe un'alleanza con Menelao e Agamennone perché vede in loro una coppia di fratelli molto forti e molto ambiziosi. Poi c'è anche l'elemento specifico del razzismo, cioè gli antichi greci dividevano il mondo tra greci e non greci, non avevano un senso di... non erano interessati ad alleanze al di là delle città greche, no? Tanto allora era un re straniero e in questo, agli occhi di Tindaro, inferiore, no? Quindi, secondo me, quello che appunto hanno in comune questi personaggi è questo forte bisogno di... bisogno, dico, perché è proprio quello che è il motivo, cioè il modo in cui loro vivevano, di brutalità e di violenza. E, però volevo anche fare in modo che fossero il più sfaccettati possibile, cioè non volevo creare assolutamente dei personaggi maschili stereotipati. Quindi nel caso di ogni singolo personaggio ho fatto un po' uno studio, un character study. Nel caso di Agamennone mi sono chiesta da dove viene questo potere, come ha fatto quest'uomo a riunire tutte le città greche. Cioè lui ha fatto una cosa che fondamentalmente non esisteva prima in Grecia, prima della guerra di Troia. Ha riunito tutte le città greche sotto il suo controllo. Quindi ho cercato di spiegarmi un po' la sua ambizione e il suo potere. E, per Odissio invece, ne abbiamo un po' parlato prima velocemente, la mia domanda è stata, sì, è un personaggio estremamente affascinante, siamo tutti d'accordo, non si può negare il fascino di Odissio, però bisogna anche insistere sulla sua brutalità, perché altrimenti senza brutalità Odissio non sarebbe arrivato dove è riuscito ad arrivare. Quindi lì ero interessata proprio a far vedere le varie sfaccettature, mostrando anche come fossero tutte parte un po' dello stesso pacchetto in un certo senso. Forse direi per me il più brutale, il personaggio meno...
cioè che non ha nessun elemento che lo salva, nessun elemento appealing, è calcante, il seer, l'oracle, diciamo, se no, ho avuto un momento di perdita di italiano. Lui è un altro personaggio molto assetato di potere, che fa delle scelte terribili, ma è ancora peggio perché lui dà ordini ma non porta avanti lui stesso le azioni. Quindi in questo senso forse lui è quello che è stato più difficile da descrivere, perché era proprio insalvabile in un certo senso. Che tipo di ricerca, perché so che si è basato sui testi comunque letterari per parlare di Clitemnestra, eccetera, però per quanto riguarda l'ambientazione, quindi l'antica Grecia, eccetera, secondo me è descritta molto bene all'interno del romanzo, e appunto mi chiedevo come hai fatto, che tipo di ricerca sei andata a fare per poter dare questa descrizione e renderla così autentica e anche coinvolgente. E diciamo che la ricerca che ho fatto è stata un po' di due tipi, sia a livello, tra virgolette, mitologico che storico. Da una parte c'è stata la ricerca che io chiamo un po' più pratica, quindi un po' più specifica, quindi insomma le domande, ho risposto a domande tipo come si vestivano, come mangiavano, a che ora mangiavano del giorno, quante volte mangiavano, cosa mangiavano, si sedevano tutti a tavola, uomini e donne insieme, le pareti erano affrescate, insomma tutte queste cose. Quindi lì ho fatto una ricerca, questa principalmente storica direi, sono andata a studiarmi gli affreschi delle città greche nel periodo dell'età del bronzo, in realtà ce ne sono ancora tantissimi che si possono vedere nelle varie isole greche. Creta è il caso ovviamente più... Più plateale, ma ci sono dei bellissimi affreschi nei palazzi, nelle rovine dei palazzi, del palazzo di Santorini, Pilos, e sono affreschi bellissimi, cioè ti fa proprio capire che questi personaggi, sia che fossero storici o meno, vivevano in un mondo estremamente pieno di colori, di bellezza, cioè era un mondo sì brutale, ma anche che dava un, insomma, era molto interessato alla bellezza a livello proprio architettonico, eccetera. E poi tantissimo di quella ricerca, questa ricerca qua più superficiale e specifica, tra virgolette, dico superficiale, è la parola sbagliata, però hai capito cosa intendo, l'ho fatta su il modo in cui venivano trattate le donne nelle varie città, greche. Quindi ho fatto tantissima ricerca su come era l'addestramento a Sparta, in cosa consisteva proprio a livello pratico. Ci sono alcune scene nella sala di musica, tra virgolette, perché in questo periodo, nell'età del bronzo, nell'antica Grecia, la musica è, che è una parola greca che un po' include tanti aspetti, sia il canto, il ballo, ma anche la poesia, cioè musica è per loro era un po' tutto, tante cose creative messe insieme, essendo un aspetto fondamentale della loro vita, era una cosa che dovevo inserire, così come l'aspetto religioso, che è fondamentale nel libro. Non ci sono elementi sovrannaturali, quindi non ci sono divinità come personaggi, però ho cercato un po' di ricreare questo quasi fanatismo che c'era in questo mondo. Anche qui Clitennestra è molto moderna al riguardo, perché è molto più cinica. E questo è un tipo di ricerca. E poi c'è stata una ricerca che io chiamo un po' più culturale, un po' più ampia, e quella è quella che mi ha aiutato a entrare molto nel mondo, a immergermi nel mondo, nella mente dei personaggi. Quindi lì mi sono fatta domande diverse, un po' più ampie, per esempio come percepivano l'amore, avevano paura della morte, era vendetta la stessa cosa della giustizia, questo ne parlavamo prima. Quindi tutti quegli elementi che ho dovuto ricercare, magari qui leggendo le tragedie o leggendo tanti testi antichi, quindi questo non è stato un processo di ricerca più specifica, tra virgolette noiosa, per me non è noiosa, io adoro fare ricerca, però hai capito cosa intendo, è stata più una ricerca, diciamo, concettuale questa. E poi il grande ostacolo ovviamente è stato riuscire a inserire tutti questi elementi nel romanzo senza infodump, cioè nel senso mostrandoli in modo che fossero comunque comprensibili per il lettore, ma non assolutamente noiosi, che è una cosa che io detesto quando leggo un libro che mi fa l'infodump, non posso sopportare. E poi ho messo un po' insieme questi due elementi. Un altro esempio abbastanza interessante di ricerca culturale è il concetto di eroismo nell'antica Grecia. Ne accennavo un po' prima, l'idea che questi eroi in realtà non erano brave persone, cioè nell'antica Grecia l'eroe non doveva essere una persona coraggiosa, generosa. Odisseo non è particolarmente coraggioso, eppure estremamente affascinante. Quindi sono andata un po' a fare questo tipo di ricerca, che possiamo dire sia a livello mitologico che storico. La cosa che mi ha colpito molto è stata la lettera che viene mandata alla fine a Clitemnestra, dove la domanda che mi è sorta mentre la leggevo è:
il fatto che Penelope cerca in qualche modo di giustificare le azioni di suo marito. Lo fa per un motivo, perché è innamorata di lui, quindi non crede che possa aver fatto qualcosa di sbagliato, anzi tragico in questo senso, o per proteggersi. In realtà è lasciato molto aperto in quella scena, cioè non c'è una risposta specifica, se vuoi, nel senso che non mi aspetto che il lettore dia una risposta specifica. La mia interpretazione nel momento in cui la scrivevo è che lei in realtà sa benissimo che tipo d'uomo è suo marito, ma sceglie di non vederlo per com'è. Infatti in quella stessa lettera, tra l'altro, sono felicissima che hai menzionato questa lettera, che è stata una delle mie scene preferite da scrivere, quella delle lettere, perché è molto significativa da un punto di vista proprio di cosa pensano i vari personaggi di Clitennestra. Tutto il libro segue il punto di vista di Clitennestra, invece quello è un momento dove proprio vedi come gli altri la percepiscono. E nella lettera di Penelope a un certo punto lei proprio dice nelle menzogne posso prosperare, invece nella verità devo soffrire, no? Quindi lei in realtà sa qual è la verità, ma sceglie di non vederla. E Penelope in realtà è interessante da questo punto di vista, proprio perché è un personaggio che è sempre stato descritto come agli antipodi rispetto a Clitennestra, no? Nel mito le due donne sono due stereotipi, purtroppo, ma opposti. La brava e la cattiva moglie. Ovviamente Penelope è la buona moglie e Clitennestra la cattiva moglie. E questo è così fin dall'Odissea. Cioè la prima volta che loro vengono menzionate nell'Odissea, vengono proprio menzionate una contro l'altra. Da Agamennone e Odisseo, che elogiano Penelope e insultano la povera Clitennestra. Però anche qui ero interessata comunque nel distruggere gli stereotipi anche che circondavano Penelope, nel senso che anche essendo un buon stereotipo Penelope, o comunque il suo personaggio ha sofferto in un certo senso, perché essere lo stereotipo della buona moglie porta con sé una serie di accezioni faticosissime, no? Dell'essere sempre perfetta. Quindi volevo mostrare anche un lato un po' più oscuro di Penelope, un po' più tenebroso in un certo senso. Quindi sì, questa è una donna sicuramente intelligente, sicuramente eloquente, affascinante a modo suo, è leale, ma cosa comporta questa lealtà? Che tipo di problemi le causa nella sua vita quotidiana, no? Essere leale a un uomo che non è una brava persona necessariamente. Niente, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è, siccome Clitennestra ha avuto un successo molto grande, perché per essere tradotto in altre lingue, so che anche in Polonia, se non sbaglio. 18 lingue in tutto, non è ancora uscito nelle altre, però sì. Cioè, comunque è un successo notevole. Cosa ne pensi di questo successo che hai ottenuto e se stai ottenendo il risultato che volevi anche per quanto riguarda il riscontro dei lettori che l'hanno letto? Sì, assolutamente, bella domanda. No, assolutamente. Diciamo che forse la cosa che più a cui io più tengo, è vero che ha avuto un grande successo sia a livello di vendite che a livello di diritti internazionali, appunto, cioè abbiamo venduto in tantissimi paesi, adesso piano piano uscirà in tutti, però forse la cosa che più mi ha reso contenta è stato proprio il riscontro con i lettori, nel senso che di base ho tantissime persone che mi scrivono che l'hanno amato, e non è che l'hanno amato semplice. Quello che più mi colpisce forse non sono le persone che mi dicono l'ho amato perché mi piacciono i retelling mitologici, che comunque è vero, è parte di questo trend assolutamente, ma chi effettivamente vede Clitennestra sotto una luce diversa oggi. Questo è un po', forse era il mio goal quando lo stavo scrivendo. Poi ovviamente nel momento in cui uno scrive un libro lo scrive perché vuole scriverlo, non dice spero di vendere tot copie, ovviamente, però è anche vero che i libri sono scritti per essere letti, quindi più persone le leggono più sono contenta. Direi che forse sì, questa è la cosa più interessante, sia il modo in cui viene ricevuto dai lettori, sia un po' le conversazioni che ci sono. Cioè mi è piaciuto tantissimo quando ero in tour in Inghilterra parlare proprio, cioè ricevere delle domande molto interessanti proprio sui personaggi, cioè vedere che tanti ragazzi sono appassionati alla mitologia greca o comunque in generale ai classici, secondo me è molto interessante perché stiamo un po' dimostrando che il mito è tutt'altro che noioso, anzi, nel senso che è quasi più intricato di Trono di Spade, letteralmente. E quindi in questo senso mi piace proprio questo interesse che c'è ormai da qualche anno sicuramente nei classici della mitologia e nelle figure femminili di questi miti e di tutto quello che ci possono insegnare sicuramente. Comunque grazie mille per aver fatto questo. Figurati, è stato un piacere.